makes love in the evening. Her eyes are small in the morning. No wonder. She doesn't even know that it would be so much to come back. Siamo nell'area Puglia e quella che vedete alle mie spalle è la porta che apre alla cucina segreta di Slow Food Puglia. E da questa stanza che vengono sfornati tutti i piatti per le degustazioni e per i laboratori. Ora proviamo a entrare a sbirciare dentro. Ah, troviamo subito il cuoco! Ci siamo autoinvitate, ci siamo. Cosa sta facendo? Abbiamo appena finito di impastare un po' di focaccia per stasera. Giusto un po' di focaccia? Sì, giusto un po' di chili di focaccia. E oggi arriva Vendola. Oggi arriva Vendola e piace la focaccia, quindi passiamo un po' di focaccia. Poi qui in padella... Cosa bolle in pentola? Pomodorini, un bel sughetto? Faremo delle stracinate con le rape, solo cucina pugliese. Poi abbiamo preparato della cruda aiola che serviremo con le orecchiette. Carciofi? E poi abbiamo dei carciofi che stiamo pulendo che faremo ripieni alla pugliese. Quindi pane, capperi, prezzemolo, acciughe. Oggi è domenica, qual è il piatto forte della domenica? Il piatto forte della domenica sono le polpette, che sono in fase di preparazione. Quindi faremo delle polpette al sugo anche, e la parmigiana. Degustando qui nell'area Puglia, sentiamo cosa ne pensano i consumatori. Com'è questo olio? Molto buono. Hai mai assaggiato l'olio pugliese? Assolutamente, sì l'ho già assaggiato. Ho comprato qualcosa in fiera? È il primo stand, non mi posso caricare già adesso, alla fine ci fermiamo. Grazie. 24 ore la merce viene consegnata. Ha capito tutto? Sì, assolutamente sì. Ha assaggiato qualcosa? Sì, è tutto ottimo. Lo faccio a favore di telecamera. È ottimo tutto. Ha detto che è buono. Assaggi un salamino, assaggi un capocotto. È ottimo. Poi mi scalcia troppo perché le piace. Buono veramente. Questa domenica sembra iniziata nei migliori auspici, perché la gente che sta arrivando penso sia superiore anche a quella di ieri, con la possibilità di far degustare i nostri prodotti della Puglia sempre a più gente. Andiamo a dare fastidio. Ha assaggiato la Puglia? Sì. Com'è? Buona. Cosa nello specifico? In questo momento la spaghettata, formaggio piccante. Ma sa cucinare qualcosa di pugliese? No. Le dico frisa? E il pane? Sì, è tipo una galletta. Sì, sì, vagamente. Le dico pomodori scattericiati? Non lo so. Provi a dirlo. Pomodori scattericiati. A private garden, a secret that leads you to. Com'è? Buono, molto buono. Ha già assaggiato la Puglia? No. Prima volta? Leggermente grasso. Un sapore intenso comunque. Ti lascia quell'amaro in bocca. Oggi è domenica, cosa portiamo in tavola, in questa tavola pugliese? Sicuramente la dieta mediterranea. Ma sempre, noi le componenti fondamentali che sono anche qui, sono le componenti che poi ci consegnano primati, l'olio, il pomodoro, il lattiero caseario, sono tutte componenti sulle quali la Puglia ha storicamente primati produttivi che è riuscita a tenere anche in un periodo di congiuntura straordinariamente negativo. Lei cosa piace trovare in tavola la domenica, assessore? A me piace trovare in tavola tutto ciò che fa parte della dieta mediterranea. Pasta. Abbiamo la pasta, ma anche le verdure, che sono per noi una frontiera identitaria. Qui Slow Food sta facendo un lavoro straordinario con i show, ma anche con i percorsi guidati, e questo ci consente di continuare a raccontare la Puglia nel mondo attraverso i giornalisti, attraverso gli operatori che sono sempre più incuriositi e che non perdono mai occasione di venire qui nei nostri stand della Puglia. Facendo così qui seduta in fiera con tutti questi pomodori in grembo? Sto appendendo i pomodori, una cosa che ho imparato dalla mia mamma. In dialetto come si chiama questa operazione? Appendi i pomodori. Come si procede?
Quando uno compra la rama sola, c'è la rama sola, può togliere qualsiasi pomodoro, non succede niente, non crolla niente. Perché è fermato uno da solo, da solo, ognuno per conto suo. Un'operazione antica? Sì, antichissima. È una cosa che faceva la mamma l'ha trasmessa a me. Così detti pomodori d'inverno. Allora, le persone di prima erano come le formiche, conservavano il mangiare l'estate per l'inverno. Prima mica c'erano i frigoriferi, c'erano le serre, conservavano questi pomodori che per l'inverno servivano per cucinare vicino al fuoco, si cucinavano i fagioli, i ceci, serviva in mille modi, si faceva il pane arrostito, si faceva la bruschetta. So close but